Adesso siamo arrivati alla pergola, che è il gioiello sulla nostra corona. Lascio con Umberto Giraudo, che ha recentemente vinto il Grand Prix International dell'Art de la Salle, quindi il miglior maître al mondo. Grazie. Benvenuti in Pergola. Adesso andiamo a visitare un po' questo mondo affascinante che è questo ristorante punta di diamante tra i famosi e migliori ristoranti d'Italia, detto da tutte le guide. Andiamo un po' a scoprire il mondo di Heinz Beck, che è il nostro grande chef, ma anche la sala. Che cos'è l'accoglienza in un posto così rinomato e perché siamo così famosi? Non perché noi siamo particolarmente più bravi degli altri, ma perché facciamo una piccola attenzione a tanti dettagli. Facciamo attenzione a tanti dettagli e a rendere cercare di rendere unica ogni serata per ogni cliente. Ogni cliente ha delle ansie, ha delle aspettative diverse. Sta a noi, il maître e tutta la sua squadra, di capire le sue aspettative, le sue ansie, cosa ricerca questa serata, cercarlo di rilassare. Ovviamente prenotando con largo anticipo si arriva sempre un po' in questo posto, un po' in ritardo o con causa del traffico, siamo in una grande città che ci impedisce di arrivare puntuali, c'è sempre un po' di tensione. Allora sarà a noi di coccolarlo, di fargli capire che è come se fosse a casa. Siamo delle persone innanzitutto umane, e quello che dico sempre a tutti i miei ragazzi è di accogliere le persone con un sorriso. Che sia un piccolo ristorante, un grande ristorante, la differenza di accoglierli con un sorriso. Poi andiamo a scoprire, a fare l'esperienza gastronomica nel nostro ristorante. Prego, seguite. Andiamo in base alle serate, possiamo dare una precedenza a piccoli tavoli per riempire se il numero è troppo alto, per non eccedere e rischiare nella qualità, né di prendere soltanto gruppi, perché altrimenti sarebbe una sala a banchetti, oppure di fare soltanto tavoli da due, perché altrimenti si perdono i coperti, poi a fine anno sono molti numeri, sono una grande cifra d'affari e poi il ristorante perderebbe e andrebbe chiuso. Quindi noi non vogliamo che questo posto sia chiuso, che non faccia guadagno, e quindi copriamo bene i nostri costi e cerchiamo di coccolare e riempire al massimo tutte le sere il nostro ristorante. Ci sono tanti dettagli che vengono seguiti, che vengono dati e offerti al nostro cliente. Per renderlo dal tavolo, nel momento in cui il cliente arriva, che ha un po' di tensione, pensa di avere tutti gli occhi puntati su di sé, abbiamo un'apparecchiatura molto lineare, con una tovaglia ben stirata, una composizione floreale molto fresca. Abbiamo dei piccoli sistemi per accogliere il cliente, di solito non si fa, ma noi prendiamo il tovagliolo e lo poggiamo sulle ginocchia del cliente. È un segno di benvenuto, ma la persona inizia così ad installarsi. Poi si fa un piccolo movimento attorno al tavolo, in modo da far capire al cliente inconsciamente che non è più lui il centro dell'attenzione, ma c'è un movimento attorno a sé, e il cliente così inizia ad appropriarsi di questo luogo. Avviciniamo uno sgabellino per la borsa della signora, per il pacco che hanno, e quindi la persona inizia a capire che questo è il suo posto, la sua casa. Arriviamo subito con una bevanda, qualche cosa per dissetare. Quando si va in un ristorante, i due bisogni primari sono quello di mangiare e di bere. Quindi servendo qualcosa da bere, magari una frutta di champagne o un aperitivo, la persona inizia a tranquillizzarsi. Poi ci sono una serie di regole, di dettagli che vengono, che fanno sì che questo servizio sia particolarmente rinomato e apprezzato dai nostri clienti, perché facciamo in modo che il cliente non debba mai chiedere. Come fare? Ci sono anche delle tecniche, ad esempio se mettiamo dell'olio e del burro a tavola, il cliente inconsciamente sa che c'è del pane che arriverà, quindi non lo chiederà. Avendo del pane qualcosa da mangiare, non chiederà da bere, perché l'acqua sarà stata già richiesta in primis, e così via dicendo fino alla fine della pasta. La persona che invece vuole fare un'esperienza gastronomica, guardate qui, può sbizzarrirsi tra decine di sali che vengono da tutte le parti del mondo, di oli, siamo nel paese dell'olio d'oliva, quindi ogni sera facciamo degustare un olio d'oliva che viene da una diversa DOP, da una diversa regione d'Italia. Abbiamo gli aceti balsamici, i pepi, le tisane, il tè. Quindi, per chi vuole fare un'esperienza gastronomica, ci sono tanti dettagli, una carta delle acque minerali, ma poi la nostra carta dei vini, con più di 3.000 etichette e 65.000 bottiglie, quindi una delle più belle cantine d'Italia. Permette la scelta a tutti gli ospiti di poter degustare dal vino della regione al più rinomato e ricercato vino nazionale e internazionale. Benvenuti a casa mia! Alessandro, non ce l'hai pensato, è che ti saluto così. Sempre bravo.
ci ho preparato per voi il lastice in crosta di nanduia con gazpacho di sedano e pomodori verdi. Vediamo come si fa. La gazpacho di sedano e pomodori verdi mettiamo in fondo del piatto. Aggiungiamo patate, fagiolini e sedano a tradini. Il astice gratinato, un po' di erbe e un po' di fiori commestibili. È pronto il nostro piatto, un piatto rinfrescante e leggero. Buon appetito!